Va bene, ecco, una ragazza che tornava dalla verifica appena qualche giorno fa diceva che ciò che gli è mancato di più stando a casa era proprio, erano le persone. Forse l'esperienza delle comunità nasce proprio da questo incontrarsi come persone, con le loro storie, con le loro fatiche, con le loro crisi. Però rivolte anche nelle crisi, nelle difficoltà in senso positivo, attivarsi e in quella grandezza interiore che ciascuno può ritrovare proprio nei momenti difficili, senza fuggire le difficoltà, ma attivando nel coraggio quei valori più normali di solidarietà, di sincerità, quell'essere se stessi. Forse questo incontrarsi continuamente come persone nella ricchezza di quello che si conquistano giornalmente attraverso le responsabilità, i confronti. È per questo che io ho capito sempre di più che il problema non è delle sostanze, un giovane che usa eroina, cocaina o spinelli, non sono l'alcol, non sono psicofarmaci, le sostanze sono soltanto un qualche cosa che si cerca fuori di sé per lenire dei disagi. E allora bisogna, ecco, quello che si è capito, che non più le sostanze, ma la persona umana può ritrovare delle energie dentro di sé e lì riprende gusto di se stesso, riprende quasi soddisfazione di quello che è come persona. Può essere se stesso, sperimentando proprio quelle qualità interiori. Molte volte, ecco, si può pensare che basta sapere tante cose nella vita oggi, non mancano le nozioni, c'è tanta scienza. Però io credo quello che manca ancora di più è sapere che cos'è, ad esempio, la strada per essere felici. Cosa significa amare? Cosa significa stima tra persone? Cosa significa vincere la noia, dare un significato a certe situazioni di difficoltà? No, ecco, poter rispondere, trovare delle risposte insieme a queste situazioni della persona, situazioni sociali, familiari, significa proprio ritrovare il significato della propria vita. È ricercato dentro di sé e non più ricercato fuori. Forse quello che ci manca oggi nella società è proprio degli incontri significativi, a iniziare dalla famiglia, a iniziare da persone che così si incontrano a scuola, nelle strutture pubbliche, persone significative che riescono proprio a comunicare che la vita può essere vissuta e può essere vissuta bene. Forse il rischio oggi, anche attraverso delle strutture pubbliche, è alimentare invece in giovani che stanno in difficoltà, questo senso di utilizzare le strutture pubbliche, i SERT, per alleviare le loro difficoltà e diventano dei continui, abitudinari utilizzatori di strutture pubbliche, ma la società non può limitarsi a questo. I giovani ci dicono che in qualche modo forse bisogna che insieme ci sia uno sforzo umano, collettivo, di ritrovarsi in qualcosa di più profondo, in quello che si dice dei valori della vita, ma i valori umani, i valori che è prima di tutto riscoprire che si vale come essere umani. Però lo si fa se qualcuno per esperienza mi dice che tu vali, perché forse lui ha riscoperto dentro di sé questa possibilità di valere, di essere sempre di più vivo, vivo ma dentro, vivo dentro. Per cui poi tutta la comunità nel suo cammino è questo stimolare a conoscersi, a non aver paura dei momenti difficili e di crisi. Ecco, i momenti di crisi vengono vissuti non più dando spazio a quei ripiegamenti, che portano a quella solitudine, a quell'emarginazione, ma attraverso proprio quel continuo incontrarsi, parlare, comunicare, fare in modo che i momenti di crisi ognuno li gestisca aprendosi in positivo. Vincere la propria solitudine, il proprio ripiegamento, in qualche modo incontrando l'altro, avvicinandosi all'altro, accogliendo l'altro, arricchendosi insieme di quello che è l'esperienza di ciascuno per vivere sempre meglio, con più verità, con più dignità. E forse ecco è questo, in fondo, poi il problema che anche così con i giovani della comunità sto scoprendo, che l'umanità, l'energia più grande ce l'ha dentro, ma deve crederci.